Bonsoir, bonsoir, mon ami, bonsoir. Je suis Gigine de Paris, per parler con voi, per parlare del vapore, per parlare del verre, per parlare della sigaretta elettronica. E voilà, Paris, Paris, les Champs-Élysées, Paris, la Tour Eiffel, Paris. Je suis Gigine de Paris. Per parlare con voi, per parlare della sigaretta elettronica, ma per parlare di una grande novità, è vero. Qui, a Parigi, non si parla d'altro. Della selezione, la selezione del vaporifico. La selezione. Je suis Gigine. Gigine da Parigi. Ho perso il baffo. Ho perso il baffo. Sarà stata una mossa sanguigna. Ci sta chi perde la pazienza, io ho perso il baffo. Mi avete scoperto, non sono Gigi da Parigi. Io volevo stare a Parigi con tutti gli amici che hanno partecipato a questa fantastica, stupenda, bellissima fiera. Questa fantastica, questo svapo Expo. E volevo stare a Parigi, invece sono qua ad Avellino. Vabbè, ma non è un problema, perché io comunque vi voglio parlare della selezione del vaporificio, questa fantastica, è vero? Questo fantastico trittico, signore e signori, questo trittico di tre tabaccosi stupendi che grazie al nostro Lucky Punk Star, io ho visto il video di Lucky e anche io mi sono voluto approvvigionare di questo stupendo packaging, di questa stupenda confezione, di questa latta dorata, con questi stupendi boccettini, è vero, pieni di una sostanza fantastica, è vero, il liquido da svapo tabaccoso del vaporificio. Il vaporificio, dovete sapere che non è una ditta straniera, una ditta che vuole imitare il Made in Italy, questa cosa bella dell'Italia, ma bensì, questi sono i depliant che accompagnano questa confezione stupenda. Il vaporificio di Fabrizio Fontana. Fabrizio Fontana si trova a Montefiascone. A Montefiascone? Sì. Ebbene, ebbene, ci sono veramente in questa selezione di liquidi tabaccosi, ci sono praticamente tre liquidi veramente eccezionali. Eccezionali perché la Hit Lucky Punk Star, no, perché io li ho assaggiati, ancora non li ho assaggiati, anche perché io non sono un conoscitore di liquidi tabaccosi. Io sono un conoscitore di liquidi che metto insieme io, i liquidi che mi hanno fatto conoscere in questi 2 anni di svapo, tutti gli amici svapatori, e non sono un esperto di tabaccosi, questo va detto. Però se un po' di liquidi anche io li ho svapati. E quindi abbiamo in questa offerta, in questa selezione, questa è una cosa molto, veramente una velibatezza, una cercatezza, molto bella, molto squisita. Il moro estratto da tabacco Kentucky, fa il cure, ha un gusto intenso, pungente con note complesse di legno e caramello, un liquido a carattere scuro per illuminanti meditation, Paris, la tua, già l'ho detto. Questo è il moro, poi ci sta Izmir, a base di tabacco orientale, giustamente, curato al sole, molto aromatico, speziato e leggermente affumicato, in un liquido del sole e del Mediterraneo. Questo è Izmir. E poi ci sta Cumberland, scritto Cumberland, io penso che si dice Cumberland, tabacchi americani Virginia, Burley, questo è un po' più familiare, quello che conosco io. A questo liquido un gusto dolce e fragrante, corposo e vellutato, una vera essenza americana, liquefatta e sublimata. Je suis Paris. E io mi sono preparato, è vero, il Kaifun, perché lo conosco bene come sistema, rigenerato perfettamente con la microcolla e cotone, resistenza 1.8, spinto dal nostro amato Provare, la Tour Eiffel Provare. Il nostro Provare, e ciò tra i tre ho messo il Izmir, questo tabacco orientale, questo tabacco orientale me lo voglio gustare, però guardate ragazzi, il vaporificio che ti fa? Che ti fa? Il vaporificio questo ti fa? Ti fa consolare, ti fa consolare. Effettivamente questi li ho visti anche a Parigi, perché gli amici che sono stati a Parigi, beati loro, ci hanno mandato immagini, piccoli brevi video di tutto quello che ci sta a Parigi, una cosa stupenda, spettacolare. Ma quando avremo l'opportunità? Ma si farà. Ve la faccio, ve la ripropongo, guardate che spettacolo, che trittico, boccettine ambrate con contagocce, molto chic, molto chic, però anticato, particolare, molto bello, guardate che bella scritta, eh?
Guarda, questo è il Moro, il Moro. Il Moro di Venezia. Il Moro di Venezia, un video. E poi abbiamo dei bugiardini, sarebbe l'imitativo, dei bellissimi due proprio che accompagnano con della descrizione tutti e tre i liquidi che compongono questo trittico. Veramente è una cosa ben fatta, ma al di là di tutto, io non l'ho ancora svapato, ho solo parlato di tutto quello, di come si presenta una bella donna ben vestita, profumata, truccata, e quella aggiustata, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Lo abbracci, la bella sostanza che adesso andiamo a vedere, la sostanza che sta qua dentro, Izmir. Ma già li ha provati Lucky, e Lucky insomma ha detto la sua, da esperto qual è. Io giustamente da utente, da consumatore, da uno che si incuriosisce, si incapricci, vuole provare, vuole conoscere, vuole giocare. Io ho preso un bel caffè, perché il tabaccoso dopo il caffè è la morte sua, quindi la gioia mia. E sto sfavando il tabaccoso Izmir di questo favoloso lì. Poi proverò anche gli altri, ma non adesso, perché io non ho un sistema di dripping pronto. Ho voluto usarlo nel Caifun. Sto allegro, sono proprio brioso, la musica, Paris, Champs-Élysées, la Tour Eiffel. Al di là di tutto, una cosa si sente, pure io la capisco, che sono ancora alle mie prime armi con i tabaccosi. Di tutti quelli che ho provato, questo è parecchi passi avanti. Si sente che c'ha quel qualcosa in più. Che bello poter sentire, poter assaggiare la fragranza di tabacchi senza combustione. Per ricollegarmi al discorso che abbiamo fatto negli altri video. Ma quale combustione? Questi non sono tabacchi da sigaretta, questi sono tabacchi, come ha spiegato Lucky Punk, sta nel suo video. Sono tabacchi che selezionati, tabacchi particolari, tabacchi che trovavamo, tabacchi trinciati per pipa, tabacchi per i sigari, ma non certamente per le sigarette. Quindi voglio dire, cose veramente ricercate, che però richiedevano inevitabilmente una combustione per essere assaporate. Invece qua li assaporiamo. Ecco la gioia che ci ha regalato Fontana con il vaporificio, con questa linea selezione, con questa selezione di tre tabaccosi eccezionale. È proprio buono. Mi gusta mucho. Mi dà il piacere di un qualcosa che io difficilmente avrei potuto assaggiare se non avessi effettivamente visto il video di Lucky e mi fossi approvvigionato pure io di questa bellissima selezione. I tabaccosi cominciano a entrare nelle mie conoscenze. Ne ho di strada da fare. Però apprezzo tantissimo questo lavoro fatto da il Made in Italy. Paris, la Tour Eiffel, piazza allora che ci sono stato, bello, veramente bello. Una fiera bellissima, magnifica. C'era tanta carne al fuoco, e anche non sul fuoco, ho visto, le tante donnine, belle ragazze, giustamente. Il vaporificio selezione mi gusta mucho. No, mo mucho spagnolo, no. Che fine ha fatto qua? Da lui da Paris le saluto a tutti gli svapatori, vi saluto, mando un bacio col baffo che se ne è caduto. Ciao, come si è tutto sto coso? Ciao.